Il punto di partenza però, signor Presidente, per noi è quello che la collega, Presidente del Gruppo delle Autonomie, senatrice Unterberger, ha espresso in modo perfetto qualche istante fa. Nessuno le ha chiesto di riaprire tutto. Perché qualcuno che dicesse oggi di riaprire tutto andrebbe ricoverato lui per primo. Noi abbiamo detto una cosa ben diversa. Perché il lockdown italiano è diverso da quello francese, spagnolo, tedesco, non da quello sudcoreano o cinese? Noi le diciamo perché, signor Presidente, non ci facciamo carico di una riapertura graduale in sicurezza che non sia sottovalutazione del virus. Il coronavirus è una bestia terribile che ha fatto 30.000 morti nel modo più vigliacco, perché ha impedito ai nostri anziani di stringere la mano nell'ultimo momento ai propri figli, ai propri familiari. Il coronavirus è un nemico vigliacco, ma noi non siamo dalla parte del coronavirus quando diciamo di riaprire, pensiamo di onorare quella gente di Bergamo e di Brescia che non c'è più, che ci avrebbe detto, se avesse potuto parlare, ripartite anche per noi, perché ha fatto della vita in tutti i momenti un'occasione di sacrificio e di fatica. Signor Presidente, parliamoci chiaro, ci sono delle cose che non hanno funzionato, lei non le ha citate e credo che abbia fatto bene a non aprire qui la discussione su quello. Io gliene do atto. Le RSA,